La biblioteca di Tobino lascia l'ospedale di Maggiano. È iniziato il trasloco di oltre 4.000 volumi dello scrittore psichiatra dell'ex ospedale psichiatrico. Saranno restaurati a Roma. La Notte Bianca, edizione 2019, è iniziato il conto alla rovescia. Ecco gli appuntamenti per l'evento che il 24 agosto porterà nel centro storico decine di migliaia di persone. Il Vescovo e i giovani in cammino verso l'Algegna, quasi un centinaio di ragazzi che arrivano da Lucca Versile e Garfagnana che partecipano all'iniziativa Cammina e Vivi. Boom di presenze al Levigliani Wine Art Festival. Lo storico borgo si è trasformato in un parco della fantasia, spettacoli di strada, banchetti e soprattutto una grande selezione di vini. Lo sport, la nuova Lucchese è già al lavoro, inizio degli allenamenti al Port Elisa per la compagine rossonera il 12 agosto al Ciocco, la prima amichevole. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale, in apertura dunque il trasferimento a Roma per un completo restauro di tutta la biblioteca di Mario Tobino. È iniziato il trasloco da Maggiano a Roma della biblioteca medica dello scrittore e psichiatra Mario Tobino. 450 scatoloni con libri e riviste che hanno lasciato la biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico alla volta di un centro specializzato della capitale per sottoporre tutto il materiale a un intervento di asciugatura, disinfestazione e recupero delle opere bibliografiche attaccate da infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Per questa operazione la Fondazione Tobino ha ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana. L'intervento è stato sostenuto da una raccolta fondi che ha portato circa 14.000 euro. Un grande grazie sia a chi ha contribuito in maniera importante, che per noi è stato fondamentale per il raggiungimento chiaramente della cifra, ma anche e soprattutto a coloro che ci hanno aiutato a realizzare degli eventi, che hanno portato qui persone e che quindi poi ci hanno aiutato a raggiungere lo scopo, e i tantissimi, veramente tantissimi, che hanno contribuito con quello che potevano, con i 5, con i 10 euro, che però hanno mostrato quanto alla popolazione, e guardi non solo di Lucca ma anche di Viareggio, quanto interessasse a tutti quanti che questa biblioteca potesse ritornare ad essere viva, ad essere consultata, ad essere visitata. Grazie, grazie da parte di tutti noi. E da parte di Mario Tobino, che di lassù ci guarderà soddisfatto e contento. La biblioteca è composta da 4.000 libri e 261 riviste, fra cui 89 straniere. I volumi più antichi sono del 1735 e 1791, cui si aggiungono una serie di opere ottocentesche che in parte non sono reperibili in altre biblioteche. Dopo infiltrazioni di acqua dal tetto che hanno causato l'instabilità del solaio della biblioteca e provocato danni alle raccolte di libri, tutto il materiale bibliografico venne spostato in un deposito temporaneo, che a seguito del furto delle canali di rame si è rivelato anch'esso molto inadeguato alla conservazione dei volumi. A Roma i documenti subiranno asciugatura, disinfestazione, lavaggi con aria per l'eliminazione di residui di gas e spolveratura, quindi verranno di nuovo riportati a Maggiano per una nuova catalogazione e possibilità di fruizione. La cronaca, un uomo è stato investito al volto, al dorso e alle braccia da acido solforico, sprigionato da una tubazione che all'improvviso si è rotta. È accaduto nel reparto dove stava lavorando alla Nova Spa, azienda di via Fossa Nuova a Porcari, specializzata nel settore chimico e delle vernici. L'operaio di 38 anni è rimasto ustionato, fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato trasferito in codice rosso a Cisanello. Sono intervenuti gli uomini della ASL anche per i controlli dentro l'azienda. Andiamo nel centro storico il 24 agosto, la nona edizione della Notte Bianca.
È iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2019 della Notte Bianca di Lucca, la numero 8 della storia, in programma in centro storico la sera di sabato 24 agosto. Il programma della manifestazione, organizzata da Confcommercio, Comune in collaborazione con Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte, l'Istituto Bancario, BPM e l'azienda Bay e Nannini, è stato svelato a Palazzo Orsetti, ricchissimo come sempre il cartellone, pensato per unire arte, cultura, storia e divertimento, ma al tempo stesso anche per attrarre pubblico di tutte le età. La serata prevede visita a musei, torre, chiese, palazzi e baluardi, momenti di intrattenimento e spettacoli con l'evento clou in piazza San Martino e musica nei locali con tanti DJ set. Una serie di eventi artistici che si sono quasi tutti rinnovati, un appuntamento clou in piazza San Martino, ma comunque grandi appuntamenti un po' in tutti i luoghi della città, insieme ai momenti, come dire, di divertimento, la tradizionale apertura delle torri, dei musei, dei molti luoghi della città per i lucchesi e per i non lucchesi. Per conoscere il programma completo e dettagliato della manifestazione, ma anche per prenotare una delle visite guidate, è possibile utilizzare i siti ufficiali di Comune e Confcommercio. A Viareggio la stagione turistica stenta a decollare, ma gli addetti ai lavori ringraziano l'ancora di salvezza lanciata dal Jova Beach. In pratica la scorsa settimana c'è stato quasi il tutto esaurito per la prima data e ci sono tantissime prenotazioni anche per la seconda data, quella del 31 agosto. I versiliesi quest'anno prediligono le mete estere per le loro vacanze. Il Mar Rosso in particolar modo è tornata ad essere la destinazione più gettonata, ma anche il Nord Europa va per la maggiore. Rispetto allo scorso anno le prenotazioni fuori dall'Italia sono cresciute del 20%. Si parla di incrementi a tre cifre in alcuni periodi, quindi è tornato, diciamo, in auge Sharm el Sheikh, Marsalam, Marsamatru. Questo lo testimonia il fatto che è stato ripristinato il volo settimanale anche da Pisa e addirittura in alcuni periodi che per noi sono, diciamo, comunque sia di alta stagione, tipo settembre-ottobre, inizia già difficile a trovare il posto. Quindi la forza del Mar Rosso è il clima, la bellezza della barriera corallina, i servizi offerti e un prezzo imbattibile, quindi che per famiglie, coppie, gruppi di amici è sempre molto molto competitivo. Il ritorno delle crociere, soprattutto nel Mediterraneo, con crescite molto molto importanti, anche qui trainata soprattutto dalle famiglie che, grazie alle proposte che le compagnie fanno con i ragazzi fino a 18 anni non compiuti gratuiti, hanno fatto un bel traino. Quindi diciamo crociere, Mar Rosso, Nord Europa, quest'anno, ecco, la destinazione, un'altra destinazione che quest'anno è andata tantissimo, sta andando tantissimo, sono Nord Europa con le crociere nei fiordi, capitali baltiche e Capo Nord. Inevitabile la ricaduta sul turismo nostrano. Non procede allo stesso ritmo, infatti, l'andamento delle presenze in Versilia. Anzi, la stagione, si sa, è partita decisamente sottotono a causa del maltempo di maggio, ma una grande ripresa non è mai arrivata, nonostante l'esploit oltre le aspettative avuto con il Jova Beach. Per la prima tappa abbiamo avuto veramente un mondo di italiani e non solo, anche di stranieri che sono venuti a vedere il concerto Jovanotti. In termini di numeri abbiamo avuto un 90% principalmente il weekend Jovanotti, solo per persone che venivano al concerto. Il resto venivano in vacanza e stiamo ricevendo ancora prenotazioni anche per il fine agosto, dove c'è il concerto Jovanotti che muove veramente tutta l'Italia, e tutta l'Italia viene qua da noi in Versilia. In Versilia stiamo avendo comunque un ribasso, diciamo, per le prenotazioni a lungo termine, ovvero il minimum stay è ridotto. Comunque stiamo lavorando bene. A Porcari il centro diurno Girasole festeggia i 30 anni con i suoi anziani. Con una serata dedicata alla cooperativa Iris iniziano mercoledì 7 agosto le celebrazioni per il trentennale del centro diurno per anziani Il Girasole di Porcari.
I festeggiamenti proseguiranno in autunno con una serie di appuntamenti. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Leonardo Fornaciari, con l'assessore al sociale Baiocchi e la presidente della cooperativa Iris Silvia Magnani. Intanto, in occasione di questo significativo anniversario, grazie al finanziamento del Consiglio Comunale, verrà realizzata una nuova tettoia all'ingresso della struttura. Sicuramente è un piacere festeggiare i 30 anni del centro anziani. Il girasole è appunto da 30 anni un punto di riferimento non solo per il comune di Porcari ma anche per gli altri comuni della Piana, e la valenza sociale che assume questo luogo è importantissima. Da sempre l'amministrazione comunale mette al centro del suo programma la tutela delle fasce più deboli, e quindi per noi il benessere degli anziani e anche la loro vitalità è importantissima. Il girasole accoglie ogni giorno una trentina di anziani con uno dei servizi più qualificati della zona. Il nostro centro appunto è un'eccellenza, diciamo, sul territorio, perché riusciamo veramente a far star bene le persone, a dare un aiuto alle famiglie che lavorano, ma soprattutto la sera e ritornano a casa. Ecco l'importanza del centro diurno, perché ritornano nel suo ambiente familiare e perciò vengono veramente volentieri qui e in modo molto sereno trascorrono le giornate. Incurante delle polemiche che lo hanno investito nelle ultime ore per essersi schierato contro il decreto sicurezza bis e quindi aver preso una posizione sostanzialmente politica, l'arcivescovo Giulietti è in cammino verso l'Argegna con un gruppo di giovani. Sono quasi un centinaio i giovani che arrivano da Lucca e La Piana, Viareggio e La Versilia, la Media Valle e la Garfagnana, che stanno prendendo parte all'iniziativa Cammina e Vivi, pellegrinaggio Lucca-Argegna, una sorta di via del Volto Santo alla rovescia. Tutte le comunità che abbiamo incontrato, quindi a partire da Ponte Amoriano, Sesto di Moriano fino a Diecimo, insomma con i parroci e le loro comunità, quindi ci hanno accolto, ci hanno fatto festa anche con il suono delle campane, con l'apertura delle chiese, con anche cose più materiali, acqua, frutta, torte, quindi è stata proprio un'accoglienza molto calorosa, molto, molto bella e sentita. Il nutrito gruppo è partito lunedì mattina a piedi da Lucca, concludendo la prima giornata a Borgo Ammozzano con una pausa di preghiera alla Madonna dei Ferri, santa patrona del borgo, e poi in San Jacopo. Una prima giornata segnata non solo dal caldo della strada ma da tantissimi belli incontri, incontri con le comunità cristiane, con i parroci, con la generosità della gente, delle misericordie, con la bellezza delle chiese, il suono delle campane, cioè davvero un pellegrinaggio ecclesiale, non è un gruppo di ragazzi che va a fare una passeggiata, ma è una chiesa che accoglie i giovani, che si lascia entusiasmare, che si lascia mettere in movimento, quindi una bella esperienza, cominciata bene, con un po' di fatica, speriamo che vada avanti così. Tra i più provati ma soddisfatti della prima giornata di cammino, Don Damiano Pacini. Molto per il caldo, però è bello perché insieme si può trovare una forza, quasi una magia, ma insomma ora era lunga, È stato veramente impegnativo, però ne è valsa la pena. La comitiva, lungo il difficile e faticoso percorso, è sempre scortata e assistita dalle misericordie del territorio. Avrà come meta finale il santuario del Monte Argegna, con arrivo previsto per venerdì 9 agosto. Ci spostiamo adesso a Sommo Colonia, sono in arrivo finanziamenti per il restauro della rocca. Sentiamo Luca Galeotti. È stato aperto lunedì scorso il cantiere dei lavori riguardanti la messa in sicurezza e la valorizzazione dell'antica rocca di Sommo Colonia, un'operazione da 250.000 euro di cui 114.000 finanziati grazie al contributo previsto dalla Regione nell'ambito delle città murate della Toscana e di restanti 136.000 coperti con fondi propri dal Comune di Barga. Come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Pietro Nesti, l'intervento prevede il consolidamento delle parti esistenti dell'antica rocca di Sommo Colonia, che fu bombardata e seriamente danneggiata durante la tristemente nota battaglia del 26 dicembre del 1944. Si vuole insomma consolidare quanto è rimasto, evitando dunque nuovi danni del tempo alla struttura. Il progetto non si ferma qui. Grazie alla realizzazione di 3 pareti in acciaio verrà allestita all'interno della rocca una stanza che ospiterà il Museo della Storia di Sommo Colonia. Nella parte esterna verrà realizzata inoltre una scala ed una passerella che permetteranno di salire su una terrazza panoramica.
Oltre ai lavori alla rocca eseguiti dalla ditta Luti Giuliano, partiranno in contemporanea anche gli interventi di completamento, finanziati stavolta dall'Associazione Ricreativa Sommo Colonia, del punto ristoro in fase di costruzione nell'area della rocca. Un'operazione avviata ormai da qualche anno e che è stata oggetto anche di aspre critiche perché quel manufatto considerato non da tutti idoneo all'immagine e all'architettura del Parco della Rocca. L'intervento di completamento prevede adesso proprio la sistemazione dell'area esterna. Si punta a rendere il tutto più in linea con l'ambiente circostante, così almeno assicurano Comune e Associazione di Sommo Colonia. Un appuntamento, il Festival Internazionale d'Organo nella Cattedrale di San Martino, in centro storico a Lucca, prosegue giovedì 8 agosto alle 19. Protagonista sarà l'organista tedesco Stefan Kagel, che presenterà un programma denso di musiche con particolare omaggio a Puccini e alla sua città. Stefan Kagel è il titolare del Duomo di Erfurt in Germania. E adesso andiamo a Levigliani, è stato boom di presenze per il Wine Art Festival. 7.000 presenze in tre giorni nel 2018, molte di più nell'edizione 2019 del Levigliani Festival, che domenica sera, dopo tre giorni, ha calato il sipario. Lo storico borgo si è trasformato in un parco della fantasia, con musicanti, giocolieri, spettacoli da strada, banchetti gastronomici locali, birra artigianale e soprattutto una grande selezione di vini da gustare. I veri protagonisti del Wine Art 2019, organizzato dall'Unione Sportiva Levigliani. Spazio ai colli del Candia e del territorio apoversilese, grazie anche alla collaborazione del Slow Food Terre Medice e Apuane. Grande successo per il formaggio made in Versilia denominato lo scoppolato di Pedona. Quest'anno per la prima volta è stato organizzato il servizio di trasferimento gratuito grazie alla Fondazione Terre Medice, con partenza dal Palazzo Medice di Seravezza e arrivo a Levigliani. Da uno scherzo siamo arrivati a diventare una manifestazione enorme, perché per noi è enorme. Si parla di 7-8 mila persone gestite in tre giorni, non sono gestite in maniera professionale, nel senso non è che è il nostro lavoro. Questo è che lo facciamo per passione, quindi gestire un evento del genere è impegnativo per tutti, ma grazie a Levigliani, veramente. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale, un breve break e poi la pagina sportiva.